Ciao ragazzi, buongiorno. Ho notato che molte persone hanno chiesto un tutorial per il PMDG 737-700 per impostare il cold and dark e per le procedure iniziali. Quindi ora vi mostrerò tramite l'FMC come settare la modalità cold and dark e le varie altre modalità all'interno di Microsoft Flight Simulator. Andiamo sull'FMC, andiamo nella pagina menu, andiamo su PMDG Setup, selezioniamo Panel State Load, ossia caricamento del pannello. Come vedete, in questo caso siamo a motori accesi. Tutto è pronto già per diciamo, il pushback o per il decollo se caricata in pista. Dovete andare a girare le varie pagine dai tasti Previous Page e Next Page e selezionare la modalità che preferite. Per iniziare suggerisco o la modalità Cold and Dark. E ora vi faccio vedere, facciamo execute. E come vedete ora l'aereo è totalmente spento. Non c'è nessun sistema attivo, non c'è ground power collegata e quindi dovete fare tutto voi. La seconda opzione, sempre andando sull'FMC, in questo caso possiamo tenerlo premuto qualche secondo senza aver bisogno di alimentazione esterna, andare su PMDG Setup, Final State Load e una modalità che trovo molto carina è Cold and Dark GPU. Questo vuol dire che saremo in modalità Cold and Dark, ma la GPU è già connessa. Diamo Execute, torniamo alla visuale normale e come vedete la GPU è già connessa, quindi secondo me potreste salvare questo stato. Come si fa a salvare lo stato? Torniamo sempre sul nostro FMC, teniamo premuto qualche secondo, PMDG Setup, Startup State. Startup State vuol dire qual è lo stato in cui volete che il simulatore parta. Premiamo. All'inizio non ci sarà nulla, ci saranno solo dei trattini. Lo selezioniamo e andiamo a dirgli in che stato volete trovare l'aereo quando lo caricate. Ci sono varie modalità in avvicinamento all'apron, apron long, ma a noi interessa o cold and dark oppure cold and dark GPU. Lo selezioniamo, diamo l'execute e da ora ogni volta che aprirete il 737 lo troverete nello stato di Cold and Dark GPU.